Terzo episodio di Dance Strategies, siamo qua in diretta live, Palazzo dei Congressi di Riccione, all'MC Hip Hop Contest. Qua è Simo MX, vorrei un grosso applauso e benvenuto a uno dei più grandi coreografi che abbiamo in Italia. E quindi date il benvenuto a Ricky Benetazzo. Ciao a tutti. È un grande piacere averti qua. Grazie, come stai, grazie, prima di tutto? Bene, come sta andando? Benissimo. Pop Contest. Stiamo divertendo, ho fatto lezione stamattina, è andata alla grande. Com'è andata? Molto bene. Ho visto un sacco di persone. Una marea di persone davanti. Ci siamo divertiti tantissimo stamattina. Bene, ieri sera hai fatto serata? Purtroppo sì, un pochino sì. Perché oltre alle giornate di workshop, di contest, poi la sera c'è anche il party. Sì, quindi e bisogna presenziare. Arriveremo a domenica veramente distrutti. Sì. E arrivi anche da un anno particolarmente proficuo, sì. È stato un bel anno. Il 2023 è stato. Ti abbiamo visto coreografo in particolare di un progetto, forse è stato il progetto dell'anno, si può dire? Sì, sì, è stato premiato anche così da diversi. Parliamo di? Il Marrageddon, esatto. In Marrakesh. E quindi raccontaci un po' di questo progetto, come è nato? Allora è nato da un'amicizia, diciamo così, perché in realtà ci siamo trovati tramite contatti, diciamo, comuni, io e Carlos, ad aver avuto la richiesta insieme di fare questo progetto. Quindi per me è stato anche bello condividere questo con un amico, oltre che un collega che ammiro tanto, quindi da un semplice sarebbe interessante fare qualcosa con i ballerini, che per artisti come Marra era qualcosa di abbastanza innovativo, voluto molto anche da Paola Zuccar, quindi dalla sua manager. Sì. E volutamente volevano portare qualcosa che convogliasse tutto quello che è l'arte performativa sul rap, quindi che è una cosa che non è sempre così facile, soprattutto in Italia, abbinare, quindi non molto fuori dall'ambiente, diciamo, proprio sì commerciale, ma anche proprio con artisti che hanno scritto, diciamo, la storia dell'hip hop italiano. Certo. Quindi per noi è stato una cosa che fin da subito ci siamo sentiti parte di qualcosa di grande, e poi alla fine è venuta fuori una cosa molto grande anche a livello di pubblico, perché anche forse non si aspettavano loro più di 160.000 certo. persone, e un trionfo così come evento, quindi per noi è stato un motivo di grande orgoglio, soddisfazione, soprattutto anche per il, diciamo, la percezione che c'è stata da parte del lato artistico dei cantanti e degli artisti in primis, logicamente Marra in primis, che è stato pienamente soddisfatto della vibe generale che abbiamo portato come corpo di ballo. Cioè lui non voleva i classici ballerini, dico banalmente, da corpo di ballo, ma voleva essere dentro una community di ballerini che però, dove lui però non si sentisse la figura che viene messa lì, certo. ma che lo coinvolgesse. Quindi per noi è stato bello. E il punto di partenza qual è stato? Nel senso, come avete iniziato a montare effettivamente artisticamente? Tutto è nato con una chiamata Skype semplice, dove pensavamo di parlare solo con management, invece ci siamo trovati a parlare direttamente con Marz, che è il produttore e grande amico di Marra, e lui. Mm-hmm. E quindi da lì io e Carlos, quindi noi quattro, con Paola anche, ci siamo messi lì, abbiamo detto: ragazzi, sareste disponibili? Si tratta di questa cosa qua, vi andrebbe? Logicamente è logico che avevamo la piena disponibilità di farlo. E poi ci siamo trovati tranquillamente con Marra e Marz da loro a Milano, e Carlos, e con una chiacchierata come questa che stiamo avendo davanti a un hamburger, proprio in semplicità, abbiamo buttato giù, io e Carlos ci eravamo preparati un po' di concept, di idee, quindi siamo arrivati là con abbastanza idee anche di tutto quello che a loro piace, a che noi piace, quindi un'ottica un po' States come modo di performare. E poi ci siamo trovati con le stesse ispirazioni, quindi io magari, io e Carlos abbiamo portato magari il video di A$AP Rocky, potrebbe essere, o di Kendrick, di ispirazione, sì. Questo è bello, questo qua è il mood che potremmo portare, e loro in primis hanno detto sì, facciamo così, e quindi vedere un artista come Marra, comunque, dischi di platina a non finire, che comunque ha sempre quella voglia e quell'umiltà e quella... Di mettersi in sì, gioco. Sì, ma proprio... Logico, come trovarsi con degli amici dopo un tot, quindi certo. io che non, personalmente non conoscevo lui come artista, mi sono trovato, e con questo, con Carlos ne abbiamo anche parlato, poi scrivendoci anche messaggi con lui, con una persona che è lavorativamente un animale, nel senso uno che può lavorare e lavora duramente, e quello che si è visto alla fine. Quanto lavoro c'è stato? Allora, per noi banalmente uno pensa mesi, eccetera, in realtà ci abbiamo messo una settimana a preparare tutto, ed erano 15 pezzi. E sono stati bravi anche i ragazzi, sì, pezzi, sì.
e due appuntamenti, diciamo, di pre-produzione per capire cosa fare. Loro hanno un po' di mesi anche loro che hanno messo insieme i nuovi edit delle canzoni, però noi grosso modo a tutto tondo ci avremmo messo 2-3 settimane, cioè a creare tutto. E con lui? Con lui la cosa incredibile è che abbiamo fatto una riunione, una chat WhatsApp dove ci sentivamo ogni tanto, e lui è venuto un giorno a fare le prove e con i video che gli avevamo mandato lui già era sul pezzo, cosa incredibile, sì. Già sapeva dove andare sul palco eccetera, gasatissimo. C'erano anche dei momenti in sincronia con voi. In sincronia, che lui sapeva e che se sbagliava ci diceva: ragazzi, se sbaglio ditemi che sbaglio. Certo. Quindi una cosa che per noi è, ti dico, è stato come veramente lavorare con un amico, e in generale anche con la produzione ci siamo trovati benissimo. E cioè auguro a tutti di avere questo tipo di rapporto lavorativamente parlando con qualsiasi artista, con qualsiasi entità lavorativa, di essere pienamente tranquilli, di essere a proprio agio. Certo. E soprattutto, sai, quando hai anche le stesse passioni, ascolti la stessa musica, è logico che a un certo punto tutto vada a sé, capito? La cosa bellissima è che, a differenza di altre esperienze che ho avuto su altri lavori, ognuno nel suo reparto, la grafica, la direzione, era sempre forte e non c'era un capo. Cioè, capito? Per quanto anche lo show fosse suo, non è che lui imponeva quello che voleva. Era sempre un: ci mettiamo in comunicazione con la grafica chiede a noi come fare, noi chiediamo come, cioè un confronto costante. Un confronto costante. Ed è veramente stato un confronto costante. Beh, è stato comunque una bella bandierina per il mondo della danza, sì. uno spartiacque. Io penso che da questo progetto in avanti cambieranno. Io lo spero tanto, e credo tante cose nel futuro, si apriranno tante porte. Sì. Ed è ottimo il fatto che sia l'evento dell'anno, sì. Quindi ha premiato il lavoro, è stato direi molto premiato. Sì. Che rapporti hai con la parte social? Allora, io con la parte social ho una relazione di odio-amore, nel senso che sono molto affascinato e ho studiato la gestione di tutto. Ho poi un odio quando si tratta di farlo io in primis, nel senso che io ho la fortuna di avere la mia pagina, di gestirla anche in maniera molto personale, condividendo canzoni, condividendo video di Michael Jackson perché sono malato di Michael, cioè tutte queste cose. E quindi non ne ho bisogno al momento io personalmente, prettamente per il lavoro. Però, come magari poco fa pensavo quando mi hai un attimo introdotto il tema della discussione, è che per chi vuole emergere oggi in questo settore sia fondamentale, nel senso che io vengo da una generazione in cui ne ho fatte poche fortunatamente, ma per fare un'audizione lavorativa uno doveva portare un book. Oggi, e mi capita perché io per fare il casting di Marra è stata la stessa cosa, io guardo i social, ma perché? Perché riesci a capire un pochino di più anche della semplice foto, vedi una persona come balla, vedi una persona come si pone, vedi una persona come utilizza tutto dei social, tutto dagli hashtag, dal modo di scrivere una didascalia. Certo. E quindi capisci per me tanto di quella persona lì, di quell'artista capisci lì. Capisci moltissimo di come li usa, e se li usa per autopromuoversi fine a se stesso, se li usa perché sa che sono uno strumento necessario per... Quindi per me il rapporto con i social, ti ripeto, è una cosa che reputo utilissima, tutti i social, e che io personalmente, ripeto, non li uso tantissimo di quanto potrei, quindi tutti quelli che follower, quelle view, quelle cose sono puramente organiche, dal fatto che butto qualcosa lì non ci penso nemmeno più, e non lo faccio nemmeno tanto, quindi però lo faccio, quello che poi lo faccio per pura condivisione. Certo. E ammetto il fatto che probabilmente anche su di me, se avessi avuto una persona, una strategia e quant'altro, lo so sicuro, perché l'ho consigliato anche a tanti ragazzi che sono usciti da amici che conosco, magari a volte di dirgli: guarda, fatti seguire da qualcuno piuttosto che farlo tu se non vuoi. Quindi è sicuramente una cosa che è necessario fare, ed è una cosa che va studiata, perché è una cosa che a volte la gente si improvvisa. Certo. Però è una cosa che, se vuoi farlo bene, va studiata. E però penso che oggi siano proprio, cioè, devono esistere. Anche come hai detto tu prima, sottolineerei che è molto importante, un coreografo come te, la prima cosa che fa quando deve lavorare con qualcuno o capire chi è, va sul profilo Instagram, in questo caso, per avere maggiori informazioni. Quindi sarebbe importante curare un minimo quello che c'è sulla pagina. Infatti quello sarebbe un consiglio che, anche da insegnante, che vedo dei ragazzi che magari vogliono emergere, darei. Perché a volte ti trovi delle persone che sono veramente brave, però li conoscono in pochi, e
e se curassero veramente due cose, sì, potrebbero fare, ma anche gente che già lavora tanto, ma che dici, ma come potrei far di più? Guarda, è molto semplice. Esatto. Perché alla fine, cioè, quello è il discorso. La gente anche perché questo è il terzo episodio, e quello che è venuto fuori è che il livello ci deve essere. Se sei un artista, un ballerino, una ballerina e vuoi fare questo di professione, devi essere bravo o brava, ci deve essere il livello, però bisognerebbe curare un minimo tutto ciò che c'è attorno, quindi di comunicazione, quindi conoscere due basi di presentazione. Tu dicevi una volta, ci si presentava col book all'audizione, sì. Ecco, le differenze principali tra quando tu hai iniziato e adesso? Allora io noto, qua si apre un vaso di Pandora, nel senso che i social, che io ho seguito veramente dagli albori, tutti, cioè io mi sono creato e mi sto già creando profili su social che non seguo, di altre cose, ma per avere il nome banalmente, l'account, per avere nessuno che me li ruba. Quindi io ti parlo anche di social, di blockchain, per dirti robe proprio che sono fuori. Dove sei appassionato? Sì, molto. Sì? Sì, mi li ho già i miei nickname, i miei portafogli con i miei Ricky Benettazzo, eccetera. Quindi io su questo, essendo appassionato, sono già avanti, però poi non è che li uso, però mi creo un mio pacchetto personale di cose che so che ho io, quindi per puro evitare che magari domani non riesca ad accederci. Quindi io dico, questo più ti informi, più capisci, però sai che è sempre una questione poi del messaggio. Io credo che noi, essendo artisti, è obbligatorio che ci sia una visibilità, quindi nel momento in cui una persona usa un social deve saperla come usare, perché non sia controproducente. Certo. Quindi quello che per esempio abbiamo visto adesso con Chiara Ferragni, banalmente cito, è un errore puramente di utilizzo, capito? Poi dell'errore che poi l'ha compiuto o non compiuto, però banalmente io ti dico, poi il veicolo social è un'arma a doppio taglio. Certo. E quindi devi sempre stare attento, perché ti metti sempre in vetrina. Io sono convinto che possa funzionare nel momento in cui una persona, com'è nella vita, semplicemente seguendo due regole normalissime, lo ponga anche lì, in modo, sì, tale che poi una persona, quando la vedi dal vivo, se ti dà l'idea di essere una persona tranquilla, umile, poi la vedi e dici, realmente è così. Viceversa, se so che quello è una star, difficilmente mi verrà da avvicinarmi se so che quella è una star anche sui social, capito? Quindi sono una cosa che può dare tantissimo anche a livello di guadagno se utilizzati bene, però ripeto, è sempre un'arma a doppio taglio, quindi bisogna capire come gestirli, secondo me. E tu vedi che c'è un feedback, un ritorno in termini lavorativi usando bene i social? Sì. Nel mio personale, nel tuo personale, allora, con la tua esperienza. Io ho visto che per me personalmente ho passato tanti anni lavorando per passaparola, naturalmente, essendo in giro negli eventi, facendo i contest, facendo la giuria, facendo, e quindi quello fa, però logicamente continuo a rimanere sulla cresta dell'onda, tra virgolette, nel mio ambiente, perché sono presente in ogni caso. Quindi anche se faccio lezioncina, che dico è una lezione, io la faccio per gli altri, non è che la faccio per farmi vedere dopo, però dico, è ovvio che devo mettere qualcosa in vetrina, cioè la mia merce è il mio prodotto, sono le mie coreografie, quindi ho anche il vantaggio, non essendo un freestyler, che lì è l'improvvisazione, posso anche un attimo studiare quello che poi butto fuori. E all'epoca facevamo dei veri e propri video concept dove si spendevano tanti soldi, tempo, certo, e li mettevi su YouTube. Ora paradossalmente quel tipo di creator sulla danza non funziona più tanto, però nell'ambiente, soprattutto anche americano, degli inizi, tutti facevano un sacco di video concept. Sì. Ora paradossalmente funziona di più il video su TikTok o su Instagram, il reel, che paradossalmente è anche più facile, quindi sì, una persona potrebbe dire è immediato. Per me fare un po' di reel, fare un po' di storie, condividere che ci sono, sicuramente è gran parte del mio, c'è anche Ricky, chiamiamolo. Certo, quindi è la presenza è fondamentale, ovvio, dire ci sono, eccomi, quindi a livello lavorativo comunque è servito. Poi ripeto, potrebbe anche servirmi di più se fosse una persona che si mette lì e parla, anche perché parlare è una cosa che mi piace dialogare con le persone, nonostante sia una persona molto silenziosa di mio anche sul lavoro, però non ce la faccio, cioè una cosa che non riesco a fare è farsi le storie e parlare io, è una cosa che proprio non ce la faccio per indole, preferisco far parlare quello che è la mia arte, il mio, la tua dimensione, cose, esatto, il tuo modo di fare. Quindi ma
quando hai iniziato, come si poteva farsi conoscere? Nel senso, audizioni, una volta audizioni, che io ti ripeto, ne ho fatte anche poche nella mia vita, perché fortunatamente io, allora, secondo me la base di tutto nella vita è la conoscenza. Mm-hmm. Ma conoscenza vuol dire semplicemente essere rispettato dalle persone, non parlare male, che è una cosa che mi ha sempre portato a non avere mai una sorta di "ma sai quello", perché io dico guarda, è impossibile perché io non ho detto niente, quindi certo. E quello sicuramente è una cosa che aiuta e ti porta ad avere rispetto, e nel rispetto c'è poi il livello che fa parlare, e poi se volevi lavorare logicamente c'era l'esserci, cioè c'è un workshop, devo essere lì, devo essere chiamato alla fine banalmente, o comunque quella sorta di "voglio farcela", la gente deve vedermi, è semplice, certo. Cioè, quindi per forza di cose le vie non sono tante. Se vuoi fare il freestyle devi andare alle battle, se vuoi fare il coreografico devi esserci ai contest e creare un prodotto che sia di qualità. Quindi in questo ambiente, secondo me, e funziona sempre, la presenza fisica, tipo siamo qua, guardo uno, dico "ah cavolo, non ti vedevo da un po'", poi vedo magari che hai fatto una coreografia per un gruppo che funziona, da cosa nasce cosa, uguale. Cioè, per me personalmente il fatto di emergere è stato lavorare con le persone giuste all'inizio, farmi notare come ballerino in primis, sì. E poi ti dico, all'inizio non ce l'avevo, la passione di creare tu, di coreografare tu, di dare un messaggio agli altri, che all'inizio per me, io avevo l'idea di andare a ballare con i cantanti all'inizio, sì. Appena inizi, cioè per me è così. Quindi per me era quello, vado a Los Angeles, New York, ballo con i cantanti, sono lì. Col senno di poi dici ok, ma alla fine quello arriva, ti dà, ma sei tu e basta. Invece io, tipo oggi, avere, saranno stati più di 600-700 persone, certo. A lezione, è tutto un altro piano di condivisione, e lì ti senti veramente che hai detto quello che ho fatto adesso gioca a favore. Certo. Per uno che vuole iniziare, secondo me, i segreti sono essere presente fisicamente, e allo stesso tempo, quando ci sei fisicamente, far vedere che ci sei al mondo fuori tramite i social. Quindi anche là, se vieni qua, ti fai video, ti fai una storia, fai una lezione, cerchi di essere tra quelli che fanno la selecta e lo posti, certo. Dopo, fai una battle, cerchi di, anche se magari non arrivi in finale, ti fai fare un video e poi lo pubblichi, che ne abbiamo un sacco di esempi, quindi penso che sia quello. Perché purtroppo, per quanto riguarda anche i lavori, il discorso dei book fotografici, cioè facciamo un'arte in movimento, non siamo pittori, quindi anche se tu mi fai vedere una tua foto, come faccio io a capire quando ti ho in sala cosa succede? Cosa succede? Capito, quindi secondo me è essenziale quella cosa lì. Tu hai fatto tanta televisione, sia come ballerino che come coreografo. Quali sono le dinamiche differenti da tutto il resto del mondo televisivo, se ce ne sono? Allora, secondo me sono due cose connesse dalla stessa forma di spettacolo, ma separate dalla cultura. Cioè, la TV ha cultura, ma è una cultura a sé che devi conoscere. Ha uno sviluppo danzistico che una volta l'hip hop non esisteva, ma neanche l'hip hop, ti dico hip hop, quello che balliamo noi, cioè proprio anche il commerciale un po' danzato non esisteva, cioè una volta i ballerini per fare un'audizione facevano modern alle audizioni, sì. E dovevano spaccare in quello tecnicamente. Adesso quello che ho percepito io dalla mia esperienza televisiva è che se sei una persona disposta a dei compromessi, se sei una persona disposta a passare tanto tempo senza far niente, mm-hmm. sia nel cinema che nella TV. Se sei disposto a privarti magari di quello che ti piace personalmente per fare quelle cose, allora puoi provare a seguire quello e ti servirà soprattutto per un social, per far vedere che ci sei. Certo. Se ti devo dire cosa scegli, è logico che scelgo tutta la vita a ballare le cose che a me piacciono, certo, ascoltarmi R&B, certo. Pop, cioè. Quello lo fai perché fa parte della... Ma la formula per creare un prodotto televisivo che funzioni c'è, esiste? C'è, devi studiare. Nel senso a livello di tempistica, di dinamica, di costruzione coreografica, ci sono delle regole? Allora, ci sono delle regole che sono ben diverse. Cioè, la mia fortuna è stata rimanere sempre coi piedi in più scarpe, mm-hmm. anche se fa brutto dirlo, però... Io ho continuato a ballare quello che mi piaceva, ma allo stesso tempo ho studiato dagli altri che l'hanno fatto, anche solo guardando i video. Io sono malato di YouTube, ho sempre guardato i video di tutti, che sia veramente roba che non c'entra niente con la danza, come l'arte performativa di Marina Abramovic, mm-hmm. per dirti, per arrivare a vedere i video, che ne so, dei Nicholas Brothers, già quando ero piccolo. Certo. La passione per Michael mi ha fatto capire l'arte sotto un punto di vista di molteplicità, di modo di esprimerla, quindi dal momento deep, profondo, sentimentale, al momento performativo, alla scelta di un tema quando fai qualcosa. Quindi
è importante secondo me ragionare con testa molto aperta. Cioè il mio vantaggio, quello che consiglio a tutti, è di non chiudersi, perché il problema dell'hip hop, lo sappiamo, è quello che tende a chiudersi. E se vuoi fare solo questo ci può anche stare, però se vuoi lavorare la testa deve aprirsi. Cioè, così come sono così, domani devo essere liberissimo di mettermi in gelato, in camicia e fare un'altra cosa. Perché sono sempre io, però sono io, mi adeguo alla cosa che faccio. Così come io lo paragono sempre all'attore. Un attore, se trova un Leonardo DiCaprio, così come fa un film di un certo tipo, ne fa di un altro. Christian Bale uguale. E non è che sia meno bravo, cioè lo fa dappertutto. Quindi io ho sempre visto la danza, lavorativamente parlando, come un posso cambiare, fare quello che mi va. Basta che studio quello che sto facendo. Perché se domani mi dici guarda fai 2-8 di tip tap, dico oddio, mi devo passare 2 giorni a capire almeno come farli quei 2-8 per, certo, non fare una porcata. Quindi io sono uno che ha sempre studiato precedentemente a tutte le cose tantissimo. Sono molto curioso come carattere, certo. E quindi ogni volta che tu mi dici sai, cioè, conosco i nomi di più cose possibili, anche se non si finisce mai di imparare, perché fa parte sempre della cultura, che quando metti dentro una coreografia ti permette di essere magari non il top, ma magari di essere accettato in un ambiente, certo. Quindi secondo me l'accettazione in un ambiente, se vai in TV e vuoi che in TV ti vengano come si dice, attribuite certe qualità, devi essere in grado di capire come funziona la TV, e la TV non funziona come qua, certo. Capito? E se fai un groove di quelli che facciamo in hip hop in TV, sai che a tua volta i ballerini che avrai dietro non vengono dal tuo background, quindi devi adattare quello che fai. Io dico sempre renderlo leggibile per chi hai. Infatti la cosa che ho imparato col mio lavoro è quello, che non è una questione di quanto sei bravo tu, è una questione di quanto sei bravo a far rendere quello che hai. Cioè, come, certo, se un falegname, cioè tu dici è un pezzo di legno marcio, se io devo creare un'opera d'arte, deve fuori il meglio da quel pezzo, sì, di legno marcio. Infatti io ce l'ho con magari gli insegnanti che si lamentano che gli allievi non hanno livello, che quello, cioè il problema è su di loro, in parte, però alla fine se tu sei positivo e li tiri fuori, gli fai capire che loro possono arrivare facendo qualcosa che li rende capaci, e quello secondo me dopo un po' paga, magari non subito, però paga. E infatti io lo vedo, perché ad ora anche lavorativamente, ritornando al Marrageddon, ho avuto la fortuna di chiamare delle persone che frequentano l'ambiente hip hop, perché sapevo che dicendogli ragazzi qui facciamo questo, in 2 secondi loro sapevano di che lingua si parlava, esatto, cioè non c'era da spiegare, non c'era da spiegare, raga si fa. Sì, sì, sì. Quindi è stato anche per un agevolarmi. E sbaglio o attualmente ciò che vediamo in TV, il cast dei ballerini ha un background, sì, hip hop? Sì. Sì, piuttosto, sì, rispetto a 25 anni fa, ai tempi di Dietro Parisi o della Cuccarini, sì, che di solito il ballerino, la ballerina aveva il background modern, jazz, classico. Secondo me noi abbiamo... Quindi è proprio cambiato, si è voluto pagina. Sì, secondo me c'è stato, così come appunto nessuno avrebbe mai detto che un festival come il Marrageddon, come o in TV andassero certi o diventassero dischi di platino, uno Sfera, tutta sta gente qua, abbiamo avuto la fortuna, dico io, di essere rimasti underground per tanti anni. Ora siamo con il commerciale, quindi c'è anche là da stare attenti, nel senso che deve rimanere la qualità, e non tutti riescono a portarla avanti, però sicuramente è diventato il nuovo trend. Cioè una volta andavi via con un cappellino, oddio, io. Adesso i grandi brand fanno streetwear, cioè, certo, fanno streetwear, fanno... quindi anch'io essendo appassionato. Te lo saresti mai immaginato? Te l'avessero, no, detto 15 anni fa? No, me lo sentivo da una parte, ma non avrei mai scommesso che sarebbe diventato così mainstream. Quasi da preferire un ballerino che viene da quello, piuttosto che uno che viene da delle linee di contemporaneo, di modern, totalmente pulite, capito? Però c'è da capire dove andremo, quindi questo non te lo so dire, so che... Secondo te quale sarà il futuro? Secondo me l'hip hop è qua per restare, cambierà. Io sono sempre stato un po' esterofilo di gusto, non di sentirmici, però sono sempre stato esterofilo di gusto, quindi tendo tanto a guardare cosa va fuori. Se ci pensi, quelli che era l'hip hop lì, adesso gli artisti hip hop lì sono dappertutto. Le sfilate di moda, guarda Rihanna con Fenty, cioè sono ballate al 100%, cioè quando tu fai una sfilata che è completamente ballata in mano a una coreografa come Paris, certo, che rende, che fa rendere i suoi ballerini, lì per me noi abbiamo raggiunto un traguardo incredibile. Cioè io godo, che poi possa piacere o non piacere, quello è il gusto, però io godo quando gli ambienti fashion, TV, moda iniziano a dire c'è, cazzo, c'è anche l'hip hop, e l'hip hop piace, cioè, certo, adesso piace. Infatti anche ogni tanto a mia mamma faccio ascoltare anche dei brani attuali e dice cavolo, qua le liriche
cazzo, ci stanno, eh? Sì. Cioè, poi io tendo ad ascoltare sempre un hip hop abbastanza melodico. Mm-hmm. E quindi anche là prendi anche un gusto universale, dico io, no? E secondo me questo succederà sempre di più. La mia idea, perlomeno, e anche la mia speranza. Quindi il pubblico è anche ovviamente più preparato. Sì. I feedback del pubblico live alla Marrageddon. Beh, quando ballavate? Inspiegabile. È stata una botta. Là è stato bellissimo perché, per dirti, anche gli edit delle canzoni, tipo della canzone di Didi No, che potrete vedere anche se c'è pubblicato, lì c'è un momento dove Marra si sposta e Antonio fa la solo. Cioè, quello è un traguardo che io ho visto solo fare a Beyoncé con le Twins. Cioè, l'artista che per un attimo, base strumentale, io non faccio niente, ballate. Cypher, uno balla in mezzo. Che bello. Cioè, quello è proprio, io e Carlo la ci siamo guardati, abbiamo detto, boom, l'abbiamo messo. Sì, sì, sì. Cioè, è la bandierina che dicevamo prima. Bravo. Che cioè, da lì le cose cambiano. È stato incredibile, ed è stato voluto da loro, è stata quella la roba incredibile. Tu dici, guarda, potremmo fare così. No. In studio, qua dice, guarda, facciamo un editing più G-Funk come modo di musicale e qua fate quello che volete. E lui ha detto, guarda, Cypher, uno in mezzo che fa pompi. Boom. Cioè, quella è una roba... E infatti, ti dico, il feedback anche della gente quando vede dei ballerini che hanno fame, cioè, non ce n'è. Io siamo di parte, ovviamente, però io ho visto anche altre performance, perché comunque guardo tanti concerti perché mi piace. Loro a loro volta, e quindi anche là ci siamo confrontati su quello che volevamo, cioè loro volevano quel vibe, cioè volevano 2 ore di show dove non ci fosse l'artista ma ci fosse show in generale. E nell'hip hop questo, personalmente, per l'Italia, per quello che ho visto io, ripeto, è la prima volta in Italia, più magari dovessi incontrare il Ricky ragazzino alle prime armi, cosa consiglieresti? Cosa ti sentiresti di dirgli? Allora, mi sentirei di dirgli quello che in realtà stavo per non fare ma ho fatto, che è continua. Nel senso, anche quando pensi magari di dire basta, mollo, se senti quella miccia che ti fa dire continua, continua a farlo. Perché alla fine le cose arrivano, sembra una cosa detta, ma le soddisfazioni, poi io sono una persona molto che si basa sulle soddisfazioni relativamente al fatto che fai stare bene qualcuno e fai bene il tuo lavoro, non è tanto una cosa mia. E quindi quando sono diventato sempre più grande, se guardassi indietro di me, verso di me, direi continua, appassionati sempre di più e sii curioso. Cioè, la curiosità per me è una cosa fondamentale in tutti i lavori, in tutti gli ambiti. Io sono dipendente purtroppo dalla curiosità, cioè mi trovo a volte che sono lì e ho guardato tipo 4 ore di YouTube parlando di orologi, sono malato di sport, quindi bicicletta, sci, cioè di tutto e di più, robe che non c'entra, cripto, banca, di tutto. E quindi in realtà questo, logico che spendi tante ore, certo, però la curiosità è la base per poi cercare anche di innovare, dico certo. Io quindi devi sapere cosa c'è stato. Altra cosa banale, sempre detta ma valida, devi sapere cosa c'è stato prima, chi erano le persone prima di te, avere il loro rispetto, che per me, dico sempre, la cosa per me più importante è avere, dopo tutti questi anni, dove non ero nessuno, ero un ragazzino che ballava, il rispetto di quelli che vedevo da sotto, quindi un Chris, per esempio, certo, capito? Che per me vuol dire tantissimo, perché vuol dire che sei al posto giusto e le persone, nonostante fai una cosa magari anche diversa, a gusto tuo, rispettano quello che fai. Quindi secondo me quello è il vero rispetto del nostro lavoro, del nostro ambiente, cioè il fatto che la gente dica, anche se fai una cosa diversa, anche se può essere che non mi piace, ti rispetto perché la fai bene e continui a spingere a farla bene. Quindi io direi questo a me. Poi a me la mia salvezza, io lo dico sempre, sono di parte, lo ripeto, è Michael Jackson. Cioè, per me, nei momenti in cui dico boh, non so, guardo lui e dici, ed è finita. Cioè, è finita. Cioè, parliamo di una leggenda che... Sì. Per me, se non ci fosse stato lui, non so se avrei fatto questo lavoro. Cioè, sembra una cosa, molti lo dicono, ma è tutti gli effetti. Io ho iniziato con Michael Jackson, poi ho avuto, per motivi anagrafici, di vivermi proprio gli anni 80, quando lui era all'apice. Sì, capisco cosa dici, perché comunque... È uno su un milione. Bravo. È un talento, chissà quando rivedremo, esatto, un talento del genere. Bravo. Quindi io sono partito proprio con quell'idea lì, ballare tipo per lui, per Janet, per quegli artisti all'epoca, Alaya, cioè questo sarebbe stato il mio wow. E l'ho portato avanti, parallelamente ho detto non posso farlo però se non mi appassiono anche al resto. Certo. E quindi ho iniziato
diciamo più con quello, poi con l'R&B molto, e poi i primi dischi hip hop eccetera, appunto iniziali. Quindi mio zio in realtà era un b-boy da piccolo, da giovane, e mi sono appassionato con lui all'ambiente proprio street, mentre con le cassette proprio di Dangerous quando lo faceva a Bucarest, sì. VHS, consumata. tutti i giorni, quindi quello è stato il mio primo vero allenamento, è stato quello. Ricky, ti ringrazio. Grazie a te. Ti auguro veramente il meglio, te lo meriti. Anche a voi. Complimenti grazie. Per tutto. Grazie. Grazie a presto. Mille. A presto. Grazie. Ciao a tutti.